Io mi occupo di psicologia e psicoterapia corporea, per cui anche in questo momento di formazione cerchiamo insieme di pensare sempre alla persona, alle persone con cui vuole a che fare come allenatori, come istruttori, come un tutto intero, non a pezzettini, insomma, a livello di sentire, cognizione, pensieri. Cercheremo un pochino di ragionare insieme attraverso il concetto di esperienza di base e di funzionamenti del sé, per cui esperienze di base sono delle situazioni, delle esperienze, come dice la stessa parola, in cui i funzionamenti di tutta la persona sono in una certa direzione. Funzionamenti intendiamo funzionamenti su tanti piani, sia il piano cognitivo, cioè i pensieri, l'organizzazione dei pensieri, il ragionamento, sia un piano emotivo, soprattutto a livello emozionale, ma anche il piano posturale e il piano fisiologico. In un funzionamento di base del sé, tutte le funzioni vanno in una direzione coerente. Venendo qua, preparando un po' questa lezione, ho pensato quali sono i funzionamenti, le esperienze di base su cui chi pratica karate, chi poi dopo andrà a insegnare e ad allenare, su quali funzionamenti lavora, su quali esperienze il karate in particolare insiste. E quelle prioritarie che mi sono venute in mente, non sono tutte chiaramente, sono quelle che sono trovate qua elencate. Fondamentalmente tutte le esperienze che hanno a che fare con la forza, perché qua stiamo parlando di arte marziale, no? Mi correggete voi, che va a lavorare su una forza che deve essere forza calma, forza aperta, dopo vediamo la differenza. C'è una grossa componente che riguarda il controllo, perché tutti i praticanti di arti marziali, per te, i vostri studenti, verranno chiamati sulla tenere un'attenzione, immagino, no? Un'attenzione, una precisione nelle tecniche, una disciplina, tutto quello che è disciplina nel mio linguaggio è legato al controllo. E poi abbiamo delle sfumature, consistenza, presenza, assertività, che hanno sempre a che fare con l'esperienza di base della forza, ma sono più interne, sono più legate al senso di sé. Mentre la forza, calma, aperta, è una direzione verso l'altro, è molto legata anche proprio a una relazione e a un movimento. Consistenza, presenza, assertività sono un po' intuitive, però ci capiamo che sono, è la struttura interna che io ho. È chiaro che c'è un collegamento, perché se io mi sento consistente e ho una presenza, sono in grado anche di proiettare, di comunicare, di sintonizzarmi su una forza, posso portare all'altro un messaggio, un movimento in modo forte, calmo, aperto. E poi sensazioni, perché ho pensato che alla base di tutte le tecniche che voi avete imparato e adesso imparate a insegnare, c'è la capacità di autopercepirsi. Chiaro che se noi non ci autopercepiamo, non siamo in grado di entrare dentro e di sentire come è messo il mio corpo, come è messo il mio respiro, com'è la mia voce, difficilmente gli studenti saranno in grado, difficilmente noi siamo in grado di modificare la postura, modificare il movimento, modificare delle tecniche poi, o anche modificare un atteggiamento.
realtà, perché non è una cosa triste e vero, ma insomma la giocosità. Però diciamo che queste sono quelle di riferimento. Andiamo un pochino a vederle una per una senza indugiare troppo, però per avere chiaro di che cosa si sta parlando, perché queste esperienze di base sono trasversali a tutti i vostri insegnamenti. Io non posso chiaramente entrare, non ho nessuna competenza tecnica sulle tecniche di karate, però di sicuro attraverso tutto il vostro insegnamento mi sento di dirvi che dovrete stare molto attenti a dei certi funzionamenti anche pratici proprio, e poi ditemi se siete anche d'accordo oppure no, perché secondo me, ad esempio, secondo la psicologia funzionale, una cosa importantissima quando noi facciamo, entriamo in un'esperienza di forza, ci sentiamo forti e esprimiamo forza, calma, è il respiro, ad esempio. Quindi la forza calma è un'esperienza di base che ha a che fare con un respiro diaframmatico, cioè profondo. Avete presente la differenza tra respiro toracico e respiro diaframmatico? Sì. È molto difficile trasmettere una sensazione, un'impressione di forza calma, di essere forti, quando abbiamo un respiro girocollo, io lo chiamo, toracico, che va nella spalla, che senza pause, che trasmette agitazione. Posso fare tutta una lezione sulla calma, e voi potete fare tutta una lezione sul controllo, sul mantenere la calma, sullo stare in asse. Ma se non c'è questa attenzione, questo richiamo, questo continuo miglioramento e attenzione proprio al respiro profondo, con pause, sarà difficile trasmettere alla vostra classe l'esperienza della forza calma. E la forza calma è fondamentale perché è la proiezione della mia calma che ferma la violenza. Forza e violenza sono due concetti che proprio non stanno insieme, diversamente da quanto a volte ci viene insegnato. Dove c'è forza non c'è violenza, e penso che sia molto importante anche proprio, specialmente per chi lavora nel mondo karate, avere ben chiaro che è la mia calma, la mia capacità di contrattare la mia calma che calma l'avversario, perché siamo antenne, c'è questo discorso di sintonizzarci. Se sono in grado di sintonizzarmi sulla mia calma e di insegnare ai miei studenti a sintonizzarsi sulla loro calma, è tutto un lavoro che va a portare la calma nel movimento, nella tecnica, e a calmare l'avversario qua davanti. Ok. La voce. Questo è un altro piccolo funzionamento, piccolo grande funzionamento che sta con la forza, col concetto di forza. Una voce che segue il respiro, che viene messa durante l'espirazione, non durante l'ispirazione, non forzata, a gola aperta. Sentire, imparare a sentire la propria voce, avere, costruirsi un'esperienza positiva di forza della propria voce. Con la mia voce trasmetto calma, trasmetto forza, determinazione. Aiuta tutto quello che ha a che fare poi con un movimento, una tecnica che va a lavorare su questo. Okay? Lo sguardo, uno sguardo aperto e in contatto con l'altro. Ci sono tante persone, no, che hanno lo sguardo che svicolano, magari hanno un movimento buono, preciso, ma lo sguardo scappa via,
Questa non riuscire a stare in contatto con lo sguardo dell'altro va a indebolire molto la sensazione di calma e di forza e di sentire che ci sono, la presenza della persona. Vado un po' veloce, postura. Tutto ciò che è una postura a torace aperto, dove l'apertura del cuore è possibile, no? Un allineamento collo-testa con la nuca che va verso l'alto e non con il mento che va verso l'alto, trasmette al mondo una sensazione di presenza, consistenza, forza e calma. Tutte queste cose è importante che voi sappiate che vanno tutte in una direzione. Se voi state insegnando le vostre tecniche in modo preciso, però sappiate che è importante anche collegare, ad esempio, questi quattro funzionamenti che però sono chiavi, sono come le chiavi di espressione della forza. Fermatemi se c'è qualche cosa che non capite, che avete bisogno di approfondire. Sulla forza aperta sottolineo solo questa cosa, che a differenza della forza calma è molto legata al movimento portato fino in fondo, mentre nella forza calma posso anche stare e usare ad esempio solo lo sguardo, solo la voce per fermare una persona, fermare qualche cosa, per spostare, per muovere. La forza aperta è legata proprio alla capacità di portare le mie azioni, i miei movimenti fino in fondo. Sto parlando di movimento fisico, ma sono anche dei movimenti non fisici, nel senso i miei progetti, perché c'è tutto anche un piano cognitivo che è collegato. Se noi lavoriamo dal basso, se voi lavorate dal basso, sul respiro, sulla voce, sullo sguardo, sulle posture, state lavorando anche in alto e viceversa. Cioè, lavorando sui singoli funzionamenti, non state facendo solo un lavoro posturale, tecnico, ma state andando a influenzare tutta l'esperienza di una persona, ad esempio, che riguarda la sua forza, la sua consistenza, la sua assertività. È molto importante questa cosa, proprio anche pensando che voi lavorate con ragazzini. Quindi tutto questo menone che vi sto facendo e che vi darò il documento sul respiro, sulla voce, su queste cose, sono legate al fatto che non state veicolando solo delle tecniche ben fatte, ma state anche facendo un lavoro educativo. State dando una possibilità, anche a volte alternativa a quello che è la nostra società o le famiglie, ai ragazzini di sperimentarsi in queste esperienze di base, che sono importanti per il karate, ma lo sono anche nella vita, giorni nel realizzarsi a scuola, nella vita, nel futuro, nei progetti, nella propria identità. Ok? Per cui lavorando con dei ragazzini su una voce, sulla voce, facendogli proprio fare dei lavori di ascolto della voce, usare la voce, state comunque lavorando sulla forza. E dove c'è forza, non ci sarà bisogno di andare in movimenti di violenza, di rabbia, di caos. Consistenza, presenza, assertività, sempre abbiamo il respiro diaframmatico, lo sguardo aperto e ripulito dalla rabbia, perché tante volte c'è questa confusione tra uno sguardo di rabbia e uno sguardo di determinazione. Sarebbe bello farlo insieme, questa cosa a livello pratico, perché detta così teorica viene difficile capirla, però è molto importante che quando voi lavorate nello sguardo vi soffermiate sul fatto
posizioni, ma è uno sguardo che è così, si fa così, sposto lì, uno sguardo rifugito dalla rabbia, perché la rabbia non è consistenza, è contrario. In queste esperienze di base, in questi funzionamenti un pochino più interiori, una cosa molto importante è il pensiero, cioè delle frasi di autoaffermazione sul proprio